Della protagonista Lucilia Trapazzo, che per gravissimi motivi familiari non è potuta venire. Quindi presenteremo la sua opera, che viene racchiusa in questo libro edito dal Sextante, 30 giorni, con fotografie di Alfio Sacco, un fotografo di notevole capacità che risiede in Zurigo. Testi haiku di Lucilia Trapasso e prefazione di Matteo Tuveri. Prendendo spunto proprio dalla prefazione di Matteo Tuveri, che sintetizza al meglio il loro lavoro, io presento questa raccolta di haiku. Tuveri intitola la prefazione «Per proteggerci dall'essere spaventoso delle cose senza nome». Accostare le immagini alle parole è spesso un evento doloroso, perché le prime invadono gli occhi, imponendo spesso il silenzio e scatenando la furia dentro, mentre le seconde sono capaci, come ha sostenuto Toni Morrison, di dare significato, identità e forma a un mondo in attesa. Sia essa grande o piccola, che scavi, che esplora o che si rifiuti di sancire, che sia una risata o un grido senza alfabeto, la scelta della parola, il silenzio scelto, il linguaggio indisturbato, si solleva verso la conoscenza, non la sua distruzione. Queste parole sono tratte dalla prolusione al premio Nobel del dicembre del 93, appunto pronunciate da Morrison. Le parole di Lucilia Trapasso, non nuove all'uso della sinestesia e alla riflessione, sono dunque gli occhi di una coscienza collettiva, simile al coro dell'antico teatro greco, in grado di rompere il velo della furia interiore, provocata dalle immagini e di ricongiungersi con l'atto medesimo dello scatto compiuto da Alfio Sacco, rivelando la suprema vacuità e l'interdipendenza di tutti i fenomeni. Parole e immagini danno forma le une alle altre in un cerchio ininterrotto di rottura, di composizione, speranza e rumore, un decollage di emozioni e mutue corrispondenze. Il termine giapponese che indica l'origine dipendente è Enji, che significa che niente che esista in natura o dentro i nostri pensieri, nelle parole o nei silenzi, è in quanto tale. Ogni tassello è esistente in relazione al tutto, anche il tutto dunque è in relazione a ogni singolo tassello. Il Buddha storico Shakyamuni spiegò l'origine dipendente raccontando come due fascine di giunchi si legano i piedi perché l'una si appoggia all'altra, mentre da sola, per la loro stessa conformazione, difficilmente potrebbero sopravvivere. Ecco perché i versi di Trapasso e le immagini di Sacco dialogano come fascine di giugno, esprimono un tutto caotico e differente, mantengono autonomia e rispettive differenze, ma, grazie alla solidarietà dell'interdipendenza, ispirano felicità. La stessa dell'aiuto, dell'appoggio, della certezza che si accende un fuoco nella notte per illuminare la strada per l'altro, anche la tua strada sarà illuminata. Se la spontaneità attribuita ai versi haiku è frutto di un allenamento interiore preciso, è anche vero che lo scatto tradisce un lento esercizio di attesa. Entrambi, versi e immagini, dialogano tra niente, luccicanti e lucidi, in un velume prezioso che unisce l'ampio urbani, acquarellati o sbiaditi. Il tempo che passa, lasciandoci nostalgici prima del suo scorrere, quando, come riporta in un haiku, ardono i ciocchi, obliquo va il pensiero accumulando. È la citazione personale dei due artisti dell'impermanenza delle cose. Anitya in sanscrito. Come quegli occhi di donna persi nei giornali, sbiaditi e strappati, e accompagnati dai versi, romba il maestrale, l'onda danza sui versi, oggi è già il mio. 30 giorni sono i giorni che compongono un mese, 30 i componimenti custoditi all'interno del libro e 30 le immagini che con essi dialogano, 12 invece gli haiku iniziali dedicati alle stagioni. Questa è la struttura del catalogo, una cadenza del tempo, spesso misurata con il numero di lune, che compare
anche nei decor tradizionali e in cui fa poco vino anche sanguinito. 60 vini, ripetere di una nella tua bocca. 30 giorni è un luminoso gesto di unione, condivisione e preghiera nei confronti di una realtà quotidiana cui tutti siamo chiamati a partecipare in tempi difficili, con il più grande sforzo di creatività personale. Per proteggerci, ancora una volta cito il premio Nobel Morrison, dall'essere spaventoso delle cose senza nome. Ora vorrei leggervi alcuni haiku, appunto che vi cito a trapasso, raccolti nel libro. Brusio di insetti, impollinando menti, fermati, o tempo. Ventre del bosco, l'azzurro sta lontano, fronde vermiglia. Sotto la neve, tra le fiabe e i racconti, dormono i segni. Strappo d'azzurro, dove s'apre il tramonto, cade la notte. Chiare meduse, il granchio si avvicina, ecco la vita. Brezza notturna, solo Sirio e la luna, piango l'assenza.